22esima giornata di eccellenza Girone C, si torna a giocare dopo 2 settimane, data la pausa della precedente settimana, con la Savignanese che rincorre il secondo posto. Davanti ci sono solo la capolista Fiericcione e l'inseguitrice Russi. Un 2022 positivo per la Savignanese che insegue il proprio sogno per cercare di sorprendere tutti di fronte a un Cotignola che occupa l'ultima posizione in classifica alla ricerca di punti, disperatamente. Arbitra la gara per Francesco Rossi della sezione di Forlì, coadiuvato da Francesco Sofia Lanfreddi di Bologna e Marco Savorani della sezione di Lugo di Ravenna. La prima azione del match di marca ospite, ma lo impegna così Rossi dalla distanza. Pallon bella poco dopo, lenta e beffarda quella di Martino, con Rossi forse disturbato anche dal sole, costretto a rifugiarsi in corner. Da punizione, Malo ci prova dalla distanza senza inquadrare il bersaglio. La Savignanese si rende pericolosa anch'essa da calcio piazzato, ma sotto misura un paio di giocatori mancano l'intervento vincente. Ancora la Savignanese arriva al tiro, ma Nicolini spara alto. Malo con le sue sortite cerca invece di spaventare ancora la porta difesa da Rossi, ma è Lo Fiegoli, il collega proprio di Rossi, a compiere l'intervento più difficile del primo tempo, proprio al 45esimo su questo tiro arrivato da fuori area ad opera di Barrera. Squadra a riposo sullo 0-0. La ripresa ha inizio con la Savignanese subito pericolosa dalle parti di Lo Fiegoli. Il tiro di Zammarchi lambisce il palo. Primo campanello d'allarme in vista del gol, dalla bandierina Turci coglie il palo. La replica del Cotignola è paragonabile a quella della Savignanese, sempre palo si tratta quando dalla bandierina Malo, per scatenare di rigore, colpisce il palo. Dall'altra parte la Savignanese fa le prove del gol, l'azione insistita porta un rigore in movimento calciato da Tola, Lo Fiego blocca senza problemi. Continui i ribaltamenti, questa volta è Malo in contropiede a mettere a lato, Osayand mette la quarta, va a viva velocità ma calcia in bocca a Lo Fiego. Dalla bandierina la Savignanese colpisce dall'angolo, il pallone viene parzialmente ribattuto. Alto traversone dal versante opposto con sponda di testa e gol di sforbiciata di Guidi che vale l'1-0 Savignanese. La replica del Cotignola è affidata a questo tiro di Martino bloccato da Rossi. Sarà l'unico tentativo da parte della formazione di Folli. In contropiede la Savignanese fa male e trova il gol con Pacchioli. Questa volta i giochi vengono chiusi definitivamente. L'ultima azione del match è questa punizione battuta da Turci, bloccata da Lo Fiego. Termina qui una gara molto divertente, ben giocata da ambedue le formazioni, con la Savignanese che si impone per 2 reti a 0.